È giunto il momento di spiegarvi la mia invenzione. Cercherò di farlo in termini semplici, comprensibili a tutti. Voi certo sapete che la radiotelefonia o il telegrafo o il telefono sopprimono delle assenze per quel che riguarda l'udito. E che la televisione o il cinema sopprimono assenze per quel che riguarda la vista. A questo punto giunge la mia invenzione. Cercai gli strumenti per captare e trasmettere onde e vibrazioni mai raggiunte. Tra i miei colleghi scienziati non ho trovato che diffidenza. Perfezionai la registrazione delle immagini e dei suoni, migliorando i vecchi sistemi di archiviazione delle voci e delle immagini. Cominciamo. This lonely hill has always been so dear to me, and dear the hedge which hides away the reaches of the sky. But sitting here and wondering, I fashion in my mind the endless spaces far beyond. The more than human silences and deepest peace, so that the heart is on the edge of fear. And when I hear the wind come blowing through the trees, I pit its voice against that boundless silence and summon up eternity. And the dead seasons, and the present one, alive with all its sound. And thus it is, in this immensity, my thought is drowned. And sweet to me, the foundering in this sea. Foundering. In this sea.
idea fissa che la poesia, quando è più vera, quando è più autentica, vada a toccare il cuore. Thank you.
chi sei tu? Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. E io chi sono? Tu sei la star. Non c'era niente di vero. Tu eri vero. Per questo era così bello guardarti. Ascoltami. Là fuori non troverai più verità di quanta non esista nel mondo che ho creato per te. Le stesse ipocrisie. Le stesse ipocrisie. Buonasera e buonanotte. Ma l'unica forma di governo che garantisca qualcosa, cos'è? La democrazia, senz'altro, è la più accettabile, paradossalmente. Mi domando, cosa garantisce la democrazia che una dittatura non possa garantire? Certo, garantisce qualcosa, ma lo sapete qual è? Garantisce la invivibilità della vita. Non risolve la vita! Chi sceglie la democrazia, chi sceglie la libertà, sceglie il deserto. Se la democrazia fosse mai libertà, la democrazia non è niente, esso è mera demagogia. Teniamo ad impedire che una cosa simile possa accadere di nuovo. Abbiamo pensato che lei potesse aiutarci. Io? E come? Io so che lei possiede un gran numero di manoscritti di mio fratello. Ne ho alcuni, sì. Bene, mia madre e io le saremmo molto grate se lei volesse restituirli. Io mi sono sempre comportato con la massima discrezione in tutto ciò che riguardava suo fratello. Credo di poter affermare di aver sempre difeso i suoi interessi. Sebbene io mi chieda perché, visto che il più delle volte sono diametralmente opposti ai miei. Non riesco a capire come. Ci vollero molti anni perché l'opera di suo fratello fosse pienamente compresa. Quando il suo nome divenne famoso, allora ci rendemmo conto di avere i giorni contati. La melodia del verso all'antica non era più sufficiente ormai. Lui ci spazzò via. Non che mi dispiaccia, cerchi di capire. So di essere stato un ottimo scrittore una volta. Non avevo idea che fosse tanto famoso. Sì. E i giovani lo comprendono adesso. Lui è la voce del futuro che avanza. La voce del futuro che avanza.
Ma ciò che più importa è che creiamo le nostre migliori opere insieme. Insieme.